Vi do il benvenuto al mio nuovo canale parlando di una mia grande passione, le sigarette. Tra cui oggi analizzeremo le Winston Blue morbide. Ne sono due, ma purtroppo ho soltanto una sigaretta da analizzare con voi. Allora, questa famosissima sigaretta è nata nel 1955 negli Stati Uniti d'America, esportata a Porto Rico e diventata famosissima nel 1973 e resa ai massimi livelli famosa in Europa nel 1999. Infatti lo sto fumando io. Procederemo alla sua analisi fumandola. Procediamo all'assaggio tramite combustione. Munitivi di sigaretta comprata e non chiesta per strada, accendino e ceneriera. Questa la conserveremo in caso di astinenza. Cosa possiamo dire? Le cartine non sono delle migliori, potrete notarlo, ma soffermiamoci sul processo evolutivo delle Winston Blue, o white o rosse. L'importante è che siano Winston. Allora, in passato avevano un filtro sempre arancione, come potete vedere, ma liscio e non zigrinato. Adesso è molto più moderno. C'è l'ala della Winston come logo, il risalto, c'è il logo appunto per esteso, la sigla Winston, che si può toccare, infatti è rialzato, ma come ho detto poc'anzi, ciò che odio di queste sigarette è la cartina. Ove tirasse del vento minimo, brucierebbe in pochissimo tempo, buttandola. Però procediamo a un assaggio deciso. La prima cosa che risale al gusto, non fate caso alla mia espressione perché non fumate già parecchio, come potete vedere, è la pesantezza del mattino. Però in generale è una sigaretta di medio livello con combustione non pesantissima, nicotina nella media e tantissimi altri veleni che già conoscerete sicuramente. Passiamo al costo. Il suo prezzo è di 4,70 euro in Italia, ovviamente rigorosamente da 20, ma esiste anche la variante rigida. Non fate caso alle brutte immagini che hanno inserito due anni fa. Variante rigida che costa esattamente 30 centesimi in più. Il vantaggio della rigidità o rigidezza? Rigidità. Felicità. È il costo maggiorato di 30 centesimi. Preferisco notevolmente non queste arterie ma questo pacchetto, perché è più economico, si schiaccia meglio in tasca e puoi metterlo ovunque, invece quello rigido no. Presidente, Presidente.